Parleremo del futuro, al momento è opportuno, adesso faremo quello che dobbiamo fare. Non mi sembra che la società non abbia messo in campo risorse, tempo, organizzazione, o sbaglio? Io sono, come dire, soddisfatto del fatto che abbiamo mantenuto la categoria, perché era un impegno che io ho preso, ricorderete, che questo doveva essere il campionato di transizione e che il nostro impegno era quello di mantenere la categoria. La categoria l'abbiamo mantenuta, per cui il problema mi pare che l'abbiamo mantenuto. Dall'altra parte c'è stato quello, noi meritiamo di più, noi meritiamo, scusate, ma voi che meritate chi? Se avete sempre stato, siete stati, la Salernitana è stata, ha galleggiato perennemente l'80% della propria storia nel campionato di Serie C, o sbaglio? Galleggiando nelle ultime parti in classifica, avete avuto delle puntate in Serie B e una, due, tre situazioni in Serie A, in altri tempi dove in Serie A ci andavano tutti perché costava niente. Abbiamo sempre cercato di giocare, insomma, io parlo anche un po' di tutte le partite, no? Col Crotone, col Pescara, abbiamo sempre fatto ottime partite, abbiamo creato diverse palle gol. Diciamo che queste ultime partite siamo riusciti a concretizzare di più, soprattutto nella gara di Lanciano, che mi sembra è un piccolo record, che mai nei play-out era stato fatto 4 gol. A volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, no? Ma la squadra ha capito nelle ultime partite che dovevamo prendere pochi gol. Questi pochi gol che abbiamo preso nelle ultime 5-6 partite dipendono anche dal fatto che tutti si sono sacrificati, hanno capito, a cominciare dagli attaccanti, che no, non era sufficiente solo fare gol, ma era sufficiente dare un contributo in fase di non possesso alla squadra. Questo ci ha permesso di trovare equilibri migliori e su questi equilibri poi, insomma, abbiamo costruito un po' questa salvezza. Tutti quanti hanno avuto un atteggiamento positivo per cercare appunto di raggiungere questa salvezza. L'abbiamo ottenuta, volevamo ottenerla prima, non siamo riusciti a ottenerla prima, ma siamo contenti ugualmente, insomma, che sia arrivata anche se con la coda dei play-out. E questo ci riempie di felicità e di orgoglio.